Il suo deputato Comencini è indagato per vilipendio, per insulto al presidente Mattarella. Io sono per la libertà di pensiero, di parola, di opinione, di idee, quindi processare le idee. Quindi non è giusto processarlo? No, ma io sono processato non so per quante altre cose, quindi... Quindi lei sente di chiedere scusa a Mattarella, visto che comunque è segretario? Non devono esagerare mai i toni. Detto questo, processare le idee non è degno di un paese civile. Un conto è la minaccia, l'insulto, la diffamazione. Un'idea può piacere o non piacere, però rimane un'idea. Quindi non chiede scusa? A chi? Al Presidente della Repubblica. No, l'ho già fatto. Ha chiesto scusa per le parole del... Io ho detto, io non avrei mai usato quei toni. Detto questo, se lei mi chiede se sarebbe stato più corretto andare alle elezioni piuttosto che dar vita a questo governo di venduti, sì. Quindi da un lato chiede scusa, cioè non chiede scusa. I toni sono sbagliati, la forma è sbagliata, la sostanza è assolutamente condivisibile. Bossi chiedeva sempre scusa comunque. Ma io chiedo scusa 12 volte al giorno, se vuole le chiedo scusa in anticipo per domani, scusa. Nel dubbio. Okay. Allora chiediamo scusa. Senatore Comencini verrà mandato fuori dalla Lega. Scusa, però. Ma sei matto. Scusi, onorevole, ma lei per aver insultato che l'Italia abbia finanziato dei centri. Ciao, ragazzi. Dove una foto? Ragazzi.